And I said, well, certainly, I'm always open to all kinds of suggestions. They have found a wall, not only a permanent wall in the city, but a wall on a church, nonetheless, in one of the oldest cities in the region, and which is a sort of very radical move for the local government to be sponsoring this radical American artist to be coming and doing a painting on a church which is run by friars and is called St. Augustine. Lo abbiamo invitato una sera a cena. E venendo con noi abbiamo chiesto che cosa potevamo preparare perché lui si sentisse a suo agio. È lì che lui ha detto che ha accennato anche un po' soffusamente a una certa sofferenza sua, una certa malattia. E poi ha mangiato con noi e una cosa che ci ha meravigliato, parlo come religioso adesso, è il suo desiderio di poter scendere giù nella nostra chiesa, e nel buio della chiesa ha chiesto di accendere una luce al crocifisso, davanti al quale lui in solitudine è rimasto una decina di minuti, dopo il quale si è alzato, ha ringraziato ed è uscito. Io penso che si tratta della relazione che hanno gli esseri umani con il mondo esterno e tra di loro. Sono venuto apposta a fotografarlo perché ne avevo sentito parlare. L'avevo visto sui libri, però dal vivo fa un'altra impressione. I colori sono bellissimi. Fa onore a Pisa, alla città di Pisa. Sono tante le storie delle opere pubbliche eseguite da Haring. Molte non sono state qui raccontate, altre cancellate dagli eventi. Ma a 15 anni dalla morte di Keith Haring esistono ancora tante testimonianze del suo passaggio. Opere disseminate ovunque. Per noi tutti, per tutto il mondo.